stile Bergoglio, effetto Francesco, i segreti del successo di un papa che in un anno e mezzo di pontificato ha già rivoluzionato la Chiesa riuscendo a conquistarsi l'affetto e la stima dei fedeli. A raccontarli nel suo ultimo libro è il vaticanista del TG1 Fabio Zavattaro, ospite ieri sera di uno degli appuntamenti culturali promossi dal Club Rotary di Andria. È un libro che vuole raccontare questo pontificato partendo da ciò che Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, ha sempre fatto quando era appunto nella sua diocesi in Argentina. È un papa che fa oggi quello che negli anni ha fatto lì. È il papa che andava nelle periferie lì e qui chiede alla Chiesa di guardare alle periferie dell'esistenza. È un papa che ha scelto in Argentina uno stile di vita sobrio e in Vaticano ha uno stile di vita sobrio. Quindi è un racconto che cerca di descrivere questo pontificato alla luce delle cose compiute da Arcivescovo a Buenos Aires. Non solo il profilo umano e spirituale di Papa Francesco all'interno del libro di Zavattaro, viene analizzato anche il rapporto con i suoi predecessori. Con il suo immediato predecessore, Benedetto XVI, ha la continuità di un cambiamento che Ratzinger aveva avviato dopo le vicende che lo hanno visto vivere un momento difficile per la Chiesa. Parlo della questione della pedofilia, parlo della questione dei documenti trafugati nel suo appartamento. Francesco ha raccolto il testimone di Benedetto e sta cercando di fare sempre più della Chiesa una casa di vetro. Assiduo frequentatore da circa 30 anni del Palazzo Apostolico e delle stanze della Curia Romana, Zavattaro racconta retroscena e curiosità che rendono ancora più umana la figura già leggendaria di Papa Francesco. Ci sono i racconti di come a Santa Marta, ad esempio, preferisce sedere a tavola con le altre persone invece di avere un posto riservato, anche se negli ultimi tempi ovviamente hanno dovuto provvedere a questo. Il Papa che scende, che sta in fila e offre il caffè alla macchinetta a chi gli sta dietro, o il Papa che vede la guardia svizzera davanti alla porta della sua stanza, lo fa sedere e gli porta un panino con la marmellata.